L'uomo invece risulterà afflitto dalla sindrome del sultano, ha bisogno del suo harem. Fino a quando purtroppo arriva anche la violenza, e questa volta è cinica, sprezzante e sempre esercitata sulle donne. Stiamo vedendo molti spot che sono stati ritirati dopo parecchie proteste generali. Anche l'uomo da questa pubblicità, ricordiamocelo, viene mortificato nella sua essenza. La relazione nella grande maggioranza, in ambito pubblicitario, è spesso lotta di potere. Città in cui non si vede la donna ma l'oggetto, che è molto diffusa per l'uomo. Infatti l'uomo non è così usato nella pubblicità, sia quando si vuole vendere una donna all'uomo, spessissimo viene presa la donna. Una caratteristica della pubblicità maschile è quella di prendere un oggetto e farlo vedere in primo piano, come rivolgendosi alle qualità intrinseche dell'oggetto e alla razionalità maschile, cosa che nella donna non accade quasi mai. Cioè, esiste, però devono sempre contornare con tante altre cose che abbiamo già visto. Questo per esempio è un modello. Qui invece è un altro tipo di maschio, dignitoso, sicuro, fiero, pratico, essenziale. Questa invece è l'efficienza sul lavoro, questa è la goliardia, l'amicizia maschile, lo sport, cosa che li caratterizza molto nelle pubblicità, sempre per rimarcare questo aspetto di potenza, di forza, di energia, che alle donne, come abbiamo visto nelle donne di Boudoir, manca completamente. Un'altra categoria, questi sono sportivi, però in realtà è quella che si rifà un po' alle gerarchie militari. Questa è Claire e questo è l'uomo che non deve chiedere, penso, l'atteggiamento. Quattro Antonio, quattro perché? Perché è brutta. Hai visto che donne mediterranee ci danno di manovella? Recupera la forza. Può toccare dove vuole, l'importante è che le ragazze non parlino.
musicale. Musicale. Ed io sono molto felice. Ed io sono molto felice. Di aver conosciuto Rocco. Di aver conosciuto Rocco. Simbolicamente, assolutamente simbolicamente, può baciare tutti gli spettatori dando un bacino. Su questo Dimmi. Divano c'è una gara di davanzali. Guarda, che tu dovresti solo scomparire. Vai pure che Tino deve darti un'occhiatina, vai, vai, ecco, grazie. Puoi andare, grazie. Lo faccio per me, lo faccio per gli uomini italiani, ti tocca la doccia. La doccia. Prego. Vai, Sara. Grazie alle nostre ragazze, vieni, grazie. Vieni. Sarebbero 66 euro. Va bene, sali. Amore, è per te.